Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione dal territorio. Un'altra tragedia sul lavoro questa mattina ad Arre, nel Padovano. Due giardinieri stavano lavorando dentro ad un cestello di un mezzo elevatore alla potatura della siepe di una villetta. Sbadatamente hanno toccato i cavi elettrici e per uno dei due, un padovano di 48 anni, non c'è stato scampo. È morto folgorato dalla scarica elettrica. L'altro giardiniere, un uomo di 41 anni, sempre di Padova, è rimasto ferito e portato d'urgenza all'ospedale. L'Ospisal, il servizio prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti del lavoro, sta cercando di capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Continuano purtroppo gli incidenti mortali e i danni di persone che camminano o pedalano lungo il ciglio della strada. È successo anche oggi e ieri sera nel Padovano e nel Veneziano. Ieri sera, poco prima delle 21, a Curtarolo, nel Padovano, una donna di 70 anni stava attraversando la strada davanti casa per entrare nel suo giardino, quando è stata investita da un'auto, un Alfa 146, che stava passando proprio in quel momento. Secondo quanto raccolto dalle prime testimonianze, sembrerebbe che l'oscurità di quel tratto di strada non avrebbe permesso all'automobilista di accorgersi della donna. L'uomo ha cercato di frenare, ma ormai era troppo tardi. Lo schianto è stato inevitabile. La donna è morta sul colpo. E anche questa mattina, poco dopo le 12:30, al confine tra Malcontenta e Marghera, una donna che stava pedalando tranquillamente sulla strada principale in sella alla sua bicicletta è stata investita da un camion. La vittima, per cause ancora da accertare, sarebbe finita sotto al camion restando stritolata. Inutile l'arrivo dei sanitari del 118, la donna è morta sul colpo. A distanza di 3 giorni, nuovo scontro fra 2 camion. Questa mattina nella tangenziale est a Padova, questa volta nei pressi di Corso Argentina. Ma non solo, disagi anche a Castelfranco Veneto, dove un'autocisterna si è ribaltata. Sentite. Maxi tamponamento tra 2 autocarri venerdì mattina intorno alle 9:45 sulla tangenziale a Padova est lungo Corso Argentina. Lo scontro fra i camion ha inevitabilmente mandato il tilt il traffico. La polizia ha infatti dovuto chiudere un tratto di tangenziale dirottando il traffico su Corso Stati Uniti. Fino alle 13 circa gli automobilisti sono stati costretti a procedere a passo d'uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del SUEM 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Stessi disagi anche a Castelfranco Veneto questa mattina, intorno alle 6:30, dove un'autocisterna si è ribaltata nella carreggiata perdendo il prodotto che stava trasportando, per la precisione dell'additivo per il cemento. Gran parte del prodotto è fuoriuscito, invadendo in parte la strada e in parte una proprietà privata. Ci sono volute diverse ore per ripulire tutta la carreggiata e renderla nuovamente percorribile. Oltre a 2 squadre di vigili del fuoco, sul posto anche l'autogru di Treviso e l'ARPA per il campionamento del tutto. Dalle prime verifiche non sarebbero stati registrati feriti. Il conducente del mezzo sarebbe riuscito ad uscire autonomamente ed illeso. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, su cui sarà fatta chiarezza nelle prossime ore dai carabinieri di Castelfranco Veneto. Notizia shock nel mondo del calcio del Padovano. Un allenatore di calcio di squadre giovanili, 50enne, che tra le varie squadre ha allenato Carpanedo e l'SD Castel Team, è stato arrestato questa mattina e accompagnato in carcere con l'accusa di pedofilia. Secondo le indagini avrebbe abusato di 2 ragazzini, uno di 12 e l'altro di 13 anni, portandoli nella sua abitazione. Gli episodi contestati al tecnico e tutti confermati dalle vittime sono 5. Mega rissa in mezzo alla strada questo pomeriggio a Padova tra un medico, un avvocato ed il figlio di quest'ultimo. Il medico affittuario stava lasciando l'appartamento di proprietà dell'avvocato quando i due, al momento di fare un resoconto sui conti, non si sono trovati d'accordo ed è salita la tensione. Sono volati calci e pugni fino a quando non è intervenuta una pattuglia della polizia. Ad uscirne peggio sono stati il medico ed il figlio del legale, che hanno riportato una prognosi di 20 giorni. È stata devastata dalle fiamme che si sono sprigionate questa mattina all'alba un'azienda di adesivi situata nella zona industriale di Curtarolo, nel Padovano, lungo la strada Valsugana. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sentite. Un'azienda di Curtarolo, nel Padovano, è andata completamente distrutta da un incendio devastante divampato nell'alba di venerdì.
Le fiamme si sono scatenate prima delle 6 e hanno avvolto il centro del nastro adesivo, un'azienda che si trova lungo la strada Valsugana. Sul posto, per cercare di domare il fuoco, sono state a lungo impegnate 6 autopompe e 30 vigili del fuoco di Padova. Le fiamme, alimentate dal materiale plastico e dalle colle, sembravano non volersi fermare. L'aria è stata transennata e messa sotto sequestro, c'è il rischio che si disperdano nell'aria sostanze tossiche. Nonostante l'ARPAF abbia detto che non ci sono pericoli, i sindaci dei due comuni interessati dai fumi, Curtarolo e Campo San Martino, hanno emesso l'ordinanza che consiglia di restare all'interno delle case e anche le scuole non hanno fatto uscire gli alunni all'esterno. Fortunatamente nell'incendio nessuno è rimasto ferito. Due pregiudicati romeni, uno di 51 anni e uno di 27, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Verona dopo aver rubato un centinaio di blocchetti di ottone del peso di 900 grammi l'uno che ornavano le cancellate della sede veronese dell'ATER, l'azienda regionale per l'edilizia popolare. L'allarme è stato dato al 112 da un militare che dalla vicina caserma ha notato i due individui sospetti. L'arrivo degli uomini dell'arma ha impedito che i ladri esportassero altri blocchetti di ottone. Il 51enne era lo stesso che qualche giorno fa era stato arrestato per furto di gasolio, l'uomo che poi era stato ritrovato addormentato in macchina poco lontano dal luogo dove era avvenuto il furto. Il giudice per lui aveva disposto l'obbligo di firma in questura. Naturalmente lui e il suo complice sono stati nuovamente arrestati. È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza. I militari stanno dando esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare e a numerose perquisizioni a carico di un sodalizio, crimine dedito allo spaccio. L'operazione è stata denominata Babele e ha visto la partecipazione di decine di militari che sono stati supportati da un elicottero del nucleo di Treviso e da unità cinofile arrivate dal comando di Padova. Tesi a pagamento. Gli studenti dell'Università di Padova finiscono nel mirino della Procura. Sentite. Gli studenti dell'Università di Padova finiscono nel mirino della Procura che sta indagando sul mercato delle lauree a pagamento. Secondo quanto accertato dagli uomini della procura, ci sarebbero persone disposte a fare le tesi di laurea agli alunni. Dei veri e propri professionisti ben pagati. Come trovarli? Basta scorrere tra gli annunci di siti come subito.it, Kiji e bacheca.it. Sono molte le inserzioni che propongono stesura di tesi in tempi rapidi, circa 2 mesi, dietro un compenso che va dai 7 ai 10 euro all'ora, per un ammontare dunque di circa 4.000 euro. Unica clausola, un sostanzioso anticipo prima di iniziare il lavoro. La Procura sta indagando sull'ipotesi di reato contemplata dalla legge numero 475 del 1925, ovvero la falsa attribuzione di lavoro altrui che punisce in particolare chi commissiona e acquista le tesi, con una pena che può arrivare ad un massimo di 6 anni di reclusione. A 23 anni aveva già un giro di droga ben esteso, almeno tra i giovani del Milanese e del Trevigiano, con un giro di spaccio piuttosto vario, tra cocaina, ecstasy e LSD. Un giovane albanese è stato fermato ieri sera dai carabinieri a Mogliano Veneto, dove vive, mentre vicino a un parco girava con dello stupefacente in tasca. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 6 dosi di cocaina più 4 grammi divisi in 12 pasticche di MDMA, oltre a fogli di sostanza allucinogena. Le indagini degli uomini dell'arma hanno permesso di trovarlo grazie ai lunghi pedinamenti e ai legami che il 23enne teneva con alcuni giovani legati allo spaccio nella zona di Mestre. Il ragazzo è stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Milano. Consulta il sito web dei carabinieri e vede tra le immagini i gioielli che le erano stati rubati settimane prima. Sentite. Molto probabilmente mai avrebbe pensato di rivedere i gioielli che le erano stati rubati tempo fa da un ladro, un rumeno di 25 anni, che si era introdotto a casa sua derubandola di tutti i preziosi. Invece una donna di San Donà di Piave, guardando le foto dei gioielli inserite nel sito web dell'Arma dei Carabinieri sotto la voce servizi, si è accorta che tra le immagini c'erano anche i suoi ori, tutti quanti. I militari la settimana scorsa avevano fermato il ladro mentre si trovava ad Eraclea con 2 connazionali. L'uomo con sé aveva ancora il bottino prezioso e non era stato in grado di spiegare la provenienza.
Immediatamente i carabinieri della CLEA hanno proceduto al sequestro del bottino e arrestato l'uomo per furto. Si innamora follemente di una ballerina di lap dance, una rumena di 26 anni, e ad ogni sua richiesta non riesce a dirgli di no. Lei, promettendo un incontro sessuale mai arrivato, ne approfitta e riesce a spillare ad un imprenditore di Battaglia Terme 35.000 euro in appena 2 mesi. L'ultimo pegno d'amore chiesto? Una collanina d'oro. L'imprenditore, stanco di fare inutilmente regali e donare denaro senza riuscire ad avere nessun rapporto d'amore con la ragazza, ha richiesto la collana, ma in quel momento la ballerina si è detta disposta a restituirla in cambio di 5.000 euro. È stata proprio questa richiesta che ha fatto aprire gli occhi all'imprenditore, che ha denunciato il fatto ai carabinieri di Castelfranco Veneto. La collanina è stata recuperata, ma l'innamorato non rivedrà più né i 35.000 euro né la ragazza. Il prezzo medio di vendita degli immobili in Veneto ha segnato per il secondo trimestre 2014 un punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno, dato che comunque è in linea con la media nazionale. Lo rileva l'osservatorio sul mercato del sito immobiliare.it. Sempre nel periodo preso in considerazione, l'osservatorio della società immobiliare evidenzia che in Veneto le uniche città capoluogo con prezzi in aumento sono state Rovigo, che ha segnato un 3,2% in più, e Venezia con l'1,1%. Pressoché stabili invece Verona e Vicenza, mentre hanno registrato un calo Treviso con il 3,7% in meno, Padova con il 2,2% in meno e un grandissimo calo Belluno col 6% in meno. Si preannunciano disagi nel fine settimana per chi viaggia in Veneto utilizzando i treni. Dalle 21 di domani alle 21 di domenica 5 ottobre la segreteria regionale del sindacato FAST ha proclamato uno sciopero degli equipaggi della divisione passeggeri regionali Trenitalia Veneto. Trenitalia precisa che non sono previste modifiche alla circolazione delle frecce dei treni a lunga percorrenza. I treni regionali invece potranno subire variazioni o cancellazioni anche nelle regioni limitrofe. Ed ora, come ogni venerdì, è arrivato il momento di ascoltare Marisa Sottovia. Oggi il nostro viaggio attraverso le ville venete ci porta a conoscere Villa Giusti. Villa Giusti di Padova, che è passata alla storia perché appunto c'è stata la firma dell'armistizio che è avvenuta il 3 novembre 1918 e che poneva fine alla Prima Guerra Mondiale. Si trova in zona Mandria, un quartiere della Padova Sud, un quartiere che poi, come vedremo, ospita anche altre ville venete. Villa Giusti in origine era una fattoria che era collegata a Villa Molin, che si trova nelle adiacenze. Sarà nel 1875 che il proprietario Girolamo Giusti del Giardino effettua una ristrutturazione, quindi una facciata molto semplice, una villa abbastanza contenuta come dimensioni, e viene ristrutturato anche il parco, che è un'estensione di 6 ettari, questo parco che contiene degli alberi monumentali. La villa poi ha anche delle dipendenze, delle adiacenze come le scuderie e altri locali. Di questa villa è accuratamente conservata la sala dell'armistizio, e come è avvenuta appunto, come si presentava appunto quel 3 novembre del 1918. Quindi al centro c'è un tavolo in lacca nera con 4 sedie, sempre in lacca nera, e una di queste sedie ha le gambe un po' più corte. Si dice, si racconta, però non ne siamo sicuri, che fosse così adattata a quella che era la statura del re Vittorio Emanuele III, appunto, che non riusciva ad arrivare a terra con gli stivali della divisa, però è una supposizione. Poi ancora alle pareti ci sono le foto che riguardano questo avvenimento, e ovviamente i personaggi dell'epoca, i rappresentanti delle delegazioni, sia per quanto riguarda la commissione dell'impero austro-ungarico, comando militare, e sia per quanto riguarda i rappresentanti del comando militare italiano. Come si arrivò alla firma dell'armistizio? Beh, ci furono degli incontri, dei negoziati che avvennero presso la villa appunto dal Molin di cui accennavamo prima. Questa villa appunto, ci furono diversi accessi di questi rappresentanti dei comandi militari, e quindi si arrivò poi alla definizione dell'armistizio. Perché non si fece la firma in questa villa, che è più prestigiosa, una villa così anche più ben tenuta? Allora qui ci sono diverse supposizioni. Si dice che non si voleva così far trovare ai rappresentanti del comando militare austro-ungarico una villa prestigiosa, ma una villa di tono dimesso, ma anche questo è vero fino a un certo punto, perché fino a qualche mese prima
prima era stato ospitato il re Vittorio Emanuele III con i suoi rappresentanti. Si dice ancora che fosse stato per volontà del proprietario Girolamo appunto Giusti del giardino, si dice ancora che fu per comodità perché appunto si trovava vicino al comando militare. Villa Molin, un cenno, costruita nel 1594 per volere della famiglia Nicolò Molin, famiglia molto importante appunto dell'epoca. Grazie alla famiglia Koffler, attuale proprietaria, è stata riportata al suo splendore originario. Ricordiamo che nelle vicinanze c'è anche la villa Pacchierotti Zemella del grande musicista sopranista Gaspare Pacchierotti, che lì appunto la trasformò in un centro culturale, perché arrivarono Stendhal, arrivarono Alfieri, arrivarono altri importanti Foscolo e altri importanti letterati. Un'occasione per visitare Villa Giusti, Villa Molin e Villa Pacchierotti, tre bellissime dimore appunto di questa zona appunto della Mandria. Domenica 5 ottobre, grande appuntamento a Cal Sal Serrugo nel Padovano, una giornata ricca di eventi e appuntamenti, e per girare è stato anche messo a disposizione un trenino. Abbiamo incontrato il sindaco Elisa Venturini. Casal Serrugo in piazza, fiera d'arte, cultura, artigianato e commercio. Grande appuntamento domenica 5 ottobre. Ci troviamo con il sindaco di Casal Serrugo. Allora, il territorio si sta preparando? Il territorio si sta preparando perché per noi Casal Serrugo in piazza è un grandissimo evento che ormai ha 6 anni, ha iniziato con la nostra amministrazione. Quindi la prima domenica di ottobre chiudiamo le strade provinciali, li riempiamo di bancarelle, di spettacoli e dalla mattina alla sera facciamo festa. Ecco, tantissimi punti, tantissimi eventi, da appuntamenti con le fiere, con la cultura, con l'artigianato, il commercio, ma anche lo spettacolo. Certo, perché è un'iniziativa questa volta a promuovere le attività commerciali e artigianali del nostro territorio, ma anche nel contempo vogliamo valorizzare le associazioni sportive e culturali che sono presenti nel comune di Casal Serrugo, che propongono spettacoli tutta la giornata. E poi ci sono anche vari punti di degustazione, e questo permette anche di passare da un punto di vista enogastronomico una bella giornata. Ecco, quindi una giornata intensa dove si possono trascorrere vari momenti. Quali sono le novità rispetto agli altri anni? Quest'anno si ingrandisce, quindi avremo ancora più bancarelle rispetto agli anni precedenti. Poi ci sarà anche il mercatino dell'antiquariato, che andrà quindi ad ingrandire ancora di più la nostra fiera, e ci saranno dei nuovi spettacoli. Quali sono gli appuntamenti principali? Noi abbiamo tutta una serie di punti che sono dedicati ad esempio ai bambini, piuttosto che la fattoria didattica. Abbiamo organizzato... Quindi con la possibilità di vedere gli animali? Certo, e abbiamo anche un angolo dove sarà possibile anche cavalcare, perché c'è un'associazione che ha i cavalli e quindi i bambini potranno fare anche dei giri a cavallo. Poi abbiamo la visita al castello di Serrugo, per la prima volta aperta al pubblico. Alle 3:30 del pomeriggio, alle 5:30 ci sarà una guida esperta che appunto permetterà di visitare il nostro castello, e poi ancora tutta una serie di attività legate alle associazioni del nostro territorio. Ho sentito parlare anche di vendemmia fatta dai piccoli. Eh sì, quest'anno abbiamo voluto un po' fare la prefiera, e quindi sabato pomeriggio organizziamo qui la pigiatura dell'uva in piazza dove mi trovo adesso, perché alla mattina i bambini vanno a vendemmiare, porteranno quindi poi l'uva qui e tutti insieme sabato pomeriggio ci si ritrova per la pigiatura. Ecco, ritornando all'appuntamento di domenica, lei ha parlato di appuntamento con l'antiquariato, ma anche con il vintage, che va tantissimo negli ultimi anni. Sì, è una bella occasione, perché con l'antiquariato abbiamo voluto proporre naturalmente l'artigianato, l'usato, e anche il vintage, che è sempre una cosa che attira molto, e ci sono sempre più persone che lo apprezzano e anche che lo propongono. Un appuntamento dedicato al territorio di Casal Serrugo, ma non solo agli abitanti di Casal Serrugo, un suo invito ai telespettatori. Un invito che io rivolgo a partire dai miei concittadini di Casal Serrugo e di Ronchi, che è la frazione, ma che si estende veramente non solo ai comuni limitrofi, ma a tutti i comuni della provincia di Padova, io direi del Veneto, a tutte le persone che vogliono venire qui a trovarci, a passare una giornata in allegria, a mangiare bene, a vedere tante belle cose, ci sono anche le giostre, e quindi a divertirsi. Ricordiamo gli orari? Allora, si inizia alle 10 del mattino e si fa festa fino alle 6 di sera. Ecco, un'ultima informazione per chi raggiungerà Casal Serrugo in automobile: ci sono modifiche alla viabilità? Allora, noi chiudiamo tutta la zona centrale del paese e avremo previsto una serie di parcheggi, quindi ci saranno le indicazioni per poter parcheggiare all'estremità della fiera per poter poi accedere a piedi. Ed ora vediamo come saranno le previsioni meteo del weekend. Cielo sereno, poco nuvoloso in pianura,
e parzialmente nuvoloso invece in montagna, con nube basse soprattutto nelle valli, in graduale sollevamento nelle ore diurne. Non si escludono locali riduzioni della visibilità durante le ore più fredde e nelle valli prealpine, in qualche zona di pianura. Precipitazioni comunque assenti e temperature ancora in aumento. Per questa sera è tutto, non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento a lunedì. Buona serata!